Siamo a Bariano, un paese nella bassa bergamasca, e io sono Mattia, un attivista di un collettivo della zona che da qualche anno si fa la semplice domanda di che cosa stia succedendo a questo territorio. Siamo in un territorio che è in piena ridefinizione economica, nel senso che qui nella bassa pianura bergamasca, che è una zona prettamente agricola e industriale, ora sono in campo un paio di progetti. Uno appunto è questo già in fase di realizzazione del 40%, che è l'autostrada Brebemi, un'autostrada che in teoria dovrebbe unire Brescia, Bergamo, Milano, ma che in realtà parte a 20 km da Brescia, passa nella bassa bergamasca a 30 km da Bergamo e arriva alle porte di Milano, a Melzo, a una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo. La Lombardia chiede da tempo collegamenti più efficienti. L'area più produttiva d'Italia ha una rete autostradale inadeguata e sottodimensionata rispetto alla sua domanda di mobilità, diversamente da quanto accade nei dintorni delle principali città europee. I fautori di questa autostrada si vantano poiché dicono che è la prima autostrada realizzata in project financing, cioè in realtà si vorrebbe far passare quest'opera come un'infrastruttura che viene pagata dai privati e che l'avranno in gestione per una trentina d'anni e a seguito poi diventerà pubblica. E questa autostrada in realtà ad oggi sappiamo che verrà pagata per il 40% dalla Cassa Depositi e Prestiti, che è quella cassa in sostanza i cui soldi sono completamente statali e che dovrebbero essere utilizzati per la realizzazione di piccole opere utili ai comuni che devono far fronte a quelle che sono le esigenze poi reali della popolazione. Lo spostare i capitali e le risorse della collettività verso delle opere gestite da privati e che vanno però a toccare la vita di tutti. Qui c'è la Brebemi, è una cinquantina di metri da questa autostrada. Ci sarà la costruzione del tratto di alta velocità che fa parte del corridoio 5, lo stesso sostanzialmente che poi arriverà anche in Val di Susa, insomma. Queste due opere messe insieme in un momento come questo sottraggono risorse per 85.000 euro ogni metro. Per i viadotti sui fiumi Oglio, Serio e Adda, l'impatto paesaggistico risulta particolarmente limitato grazie all'inserimento di complesse campate lunghe 90 metri che consentono di superare elegantemente l'alveo fluviale. Per i cavalcavia sono previste strutture snelle e trasparenti. L'impalcato in acciaio ha permesso di limitare le pile di appoggio. In teoria, nel momento in cui le ruspe entrano vanno su un terreno di un privato, dovrebbero già aver dato questo privato l'80% del valore del terreno. Nella pratica, in molti dei comuni espropriati di fatto non è stato riconosciuto ancora, non è stato dato nemmeno un euro ai proprietari di questi terreni. Quando si ha modo di parlare con questi privati, queste persone esprimono anche la totale arroganza delle persone che poi vengono nei terreni e iniziano i lavori e non danno nemmeno il tempo di finire la raccolta o anziché appunto di poter anche prorogare di un giorno l'inizio dei lavori per poter tagliare l'erba da dare da mangiare agli animali. Lungo la Brebemi verranno realizzati numerosi interventi di inserimento ambientale studiati per valorizzare il paesaggio attraversato, a beneficio sia degli utenti che degli abitanti dei territori interessati.
nessun consiglio comunale della zona ha potuto prendere decisioni in merito, ma semplicemente c'è stato il fatto che è stato calato dall'alto una serie di progetti e l'accettazione passiva sia delle popolazioni che anche dei consigli comunali che nemmeno si sono espressi appunto. C'era un organo che era l'organo di garanzia in cui prendevano parte i sindaci di questi comuni, che di fatto non è riuscito a muovere nessuna osservazione nemmeno nel caso più eclatante di vera e propria mafia a cui abbiamo assistito. Infatti qui a Bariano, a poche centinaia di metri dove siamo oggi, ci sono dei pezzi di cantiere posti sotto sequestro perché una ditta, la Locatelli, una ditta di Grumello, che è una delle poche a non riuscire a non sentire crisi, ha passato centinaia di migliaia di euro di mazzette all'allora vicepresidente del Consiglio regionale Nicoli Cristiani per fare in modo di poter smaltire i propri rifiuti tossici non nella cava di stoccaggio cui erano destinati, ma di seppellirli direttamente sotto il tracciato della Brebemi. La risposta delle istituzioni e degli organi che avrebbero dovuto vigilare è stata nulla. A posteriori è iniziato oggi una verifica che riguarderà, a dispetto dei 36 chilometri nei quali lavorava questa ditta, poche centinaia di metri che sono state recintate, sulle quali è stato fatto il carotaggio per accertare che cosa c'era sotto. Indipendentemente da quello che accerteranno, il resto dell'opera è andato avanti e è veramente impensabile credere che una volta che anche si scoprisse che il materiale realmente è stato seppellito ci sia una bonifica reale. Tutti questi materiali che sono stati messi sotto, che sono sostanzialmente materiali di scarto, anche di lavorazioni industriali rispetto ad acciaierie o anche altri a manto stradale che potrebbe essere presente nell'ordine del 2%, è stato ritrovato fino al 98% presente come materiale utilizzato, insomma. E l'avvelenamento delle falde acquifere è la conseguenza imminente di questa operazione, e falde acquifere dalla quale poi tutta la popolazione in sostanza prende l'acqua per berci e per ogni altro tipo di attività. Giorgio Prandi è un consulente ambientale e in questa telefonata dice ad Egidio Grechi della Locatelli che le scorie sono piene di cromo. E per quel discorso là delle analisi sulle terre, cosa mi scrivi? Ma una roba del tipo che, vista la tipologia del reimpiego del materiale, non si ritiene necessario effettuare anche analisi. Non si ritiene necessario. Ok, perché il discorso lì, te lo dico già senza fare le analisi, che sei fuori. Però potrebbero dire no, a me non interessa, facciamole lo stesso. Perché non state nemmeno a uscire se vi fanno le analisi sul tal quale? Sarebbe uno spreco di soldi e basta, perché è piena di cromo la scoria. Avrà i suoi limiti, cioè piena. Guarda, quella lì è una scoria della tabella A, la più restrittiva. E per il cromo ha un limite, che adesso non mi ricordo se è 100... Ma se io portassi del mistone o qualcosa d'altro di ripiena, terra e roccia, allora sottoponi quell'analisi lì. Prima di tutto abbiamo sentito la necessità di fare sensibilizzazione, cioè di parlare con le persone. È stato molto difficile, abbiamo cercato già dal 2005, è stata fatta la prima festa, una festa popolare, no? Brebemi Notav, nella quale si cercava di andare a recuperare le informazioni scarsissime di cui si poteva disporre e di portarle a più persone possibili. Nel frattempo tutto questo è andato avanti comunque nel silenzio e ultimamente sulla scia appunto di questi avvenimenti, di questo anche avvelenamento impunito che è stato portato avanti, si è cercato di portare nuovamente sotto l'attenzione delle persone questa problematica. Cancello, ma comunque noi anche se chiudiamo ci buttano giù sempre tutto, perché la domenica io sto fino a mezzogiorno, arrivano con le bici, ma non perché non devono entrare, perché è pericoloso, solo per quello, perché se si fa male qualcuno siamo noi responsabili. Quindi se mi spacco una gamba qualche soldo mi arriva. È chiaro, mica possiamo chiudere nel senso che uno scavalca e ci entrano dentro a rubare addirittura con la guardia. Ecco, incidenti, si lavora tranquillamente, si lavora. A fine adesso fortunatamente non ci si sa. Un morto... solo però a calcio. A calcio, cazzo. Va bene. Preventivato, ne sono preventivati 15. Cosa ne sono preventivati 15? Incidenti mortali. Ah, quindi sono in preventivo, se si va sopra un problema, se si sta nei 15? Sì. Sta
sta tranquillo. Purtroppo è così. Speriamo non sia lei uno dei 15. Lo sapete, ci sono 3 morti al giorno sui cantieri, 3 al giorno, è che noi non lo veniamo a sapere. È un lavoro rischioso questo. Tutti i lavori sono rischiosi. Sì, no, dipende se si fanno bene i turni, se c'è riposo. Il ponte è chiaro, è un pochino pericoloso perché comunque lavori in alto, vedi usi quelle macchine che devi fare attenzione. Il 1 aprile è stata fatta una camminata su questi cantieri a cui hanno preso parte un centinaio di persone e in questa camminata sono stati spicchettati, cioè sono stati tolti i picchetti di quelli che si trovano sui cantieri, sono stati messi dei cartelli nei quali si cercava di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche che si stanno riscontrando con questi lavori. Ora i passi successivamente è nata un'assemblea a livello provinciale, anche bergamasco, un'assemblea NOTAV e nella quale si cerca di creare una narrazione di quello che sta succedendo, di provare a portare sia informazione che anche l'idea di che cosa sarebbe bello fare, possibile fare in questi territori, oltre a questa devastazione, insomma. Finalmente un'opera per i lombardi, dei lombardi, finanziata con soldi lombardi. Da quanto ci voleva questo? Tutti i soldi lombardi. E come la vede? Cosa cambierà per i lombardi questa infrastruttura? L'infrastruttura che scarica di traffico la Milano-Bergamo. E adesso cosa dobbiamo aspettarci per il nord? Prima il presidente diceva... Pedemontana. La Pedemontana che è un'opera gigantesca. Viene. E le circonvallazioni di Como e di Varese. Quindi il nord deve stare tranquillo, arriveranno anche le infrastrutture, finalmente i pendolari, i lombardi potranno andare a lavorare tranquillamente, senza il patema di sapere quando si parte e non quando si arriva. Sì, così, proprio così, come dice lei. Comunque, il prossimo passaggio sono le pedemontane. Adesso tutte queste manifestazioni servono non solo a festeggiare, certo, servono a darsi appuntamento alla prossima realizzazione. La prossima è la Pedemontana, che quindi cambia completamente il traffico della Lombardia. La Lega Nord è un partito che non ha mai messo in discussione nessuno di questi progetti, ma anzi è un partito che fa di questi progetti, che sostiene questi progetti, che li porta avanti, che li vede come il giusto sviluppo per questo territorio. Nel comune di Caravaggio, che è limitrofo a quello in cui ci troviamo oggi, è cresciuto politicamente il movimento leghista e ha dato l'ex sindaco di questo comune di Caravaggio, oggi è il presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, nonché senatore della Repubblica Italiana, e questo personaggio, ma come il sindaco attuale che era il suo vice sindaco, sostengono apertamente queste opere. E le vedono bene perché le vedono attraverso una miopia che gli impedisce di restituire alla politica quello che è il suo valore primario, cioè quello di immaginare attraverso la rappresentanza uno sviluppo o una trasformazione del territorio che vada verso le esigenze delle persone o che perlomeno dia un senso a quello che significa vivere il territorio, e invece semplicemente c'è l'avallare dei progetti sperando di ricavare poi delle poltrone utili per il futuro post politico delle persone che oggi siedono su queste poltrone. Quindi si andrà magari a far circolare più velocemente le merci, ma nell'incapacità totale di, ad esempio, produrle, che è una cosa che va di fatto a sgretolare anche un tessuto sociale ed economico significativo. Sono appunto questi centri commerciali in cui, che danno poi vita e significato al fatto che se le merci le devo girare, il guadagno ci sta nel farle girare, il guadagno ci sta nel venderle, ma di fatto non più nell'avere la capacità di produrle. È una cosa un po' avvilente. L'altro grosso problema appunto qui è che questo terreno sul quale vengono costruite queste opere è uno tra i più fertili al mondo. Qui ci sono delle risorgive, ci sono le falde acquifere a 2,5 metri, 3 di profondità,
e addirittura nel cantiere posto sotto sequestro si vede l'acqua affiorante. Quando si scavano le cave diventano immediatamente dei laghi perché lì arrivano le acque che confluiscono da tutte le altre falde acquifere. Nel momento in cui faccio un buco per la proprietà dei vasi comunicanti, tutte le acque confluiscono lì e quindi c'è un impoverimento allucinante della terra. E il fatto che questa terra per migliaia d'anni sia stata una terra dove è stato coltivato e dove si è coltivato, dove la vita è andata avanti anche grazie ai ritmi delle stagioni e di quello che è l'agricoltura, questo scomparirà in sostanza nel prossimo periodo. Vedi, questo qua è il cascinetto, quello lì, non so che abbiamo lì. Questa è la discarica di dietro che abbiamo. E questo qua sarebbe il cavalcavia che devono fare per sostituire quella strada qua. Tutto su piloni, tutto in altezza, una cosa bestiale. Questo è il casello che rimane giù dove c'è la cascina d'ossi, che ha avuto un danno bestiale con il terreno e tutto. E poi le varie varianti. Questo è un fosso che devono deviare, questa è la ferrovia. Poche parole, quelle stradine qua spariscono quasi tutte. Devo fare il cavalcavia, devo fare quelle strade. La cascina viene abbattuta perché deve passare la ferrovia, perché se stavano di qua solamente con i 40-50 metri la cascina rimaneva. Non è tanto da fare. I soldi sono arrivati dagli espropri? Non ancora. Dopo quanto? Ho prebevi 2 anni e mezzo che fa. 2 anni e mezzo? Prebevi. Mentre quelli della ferrovia sono molto più docili, sono molto più dolci. Quelli della ferrovia stanno arrivando contro. Prebevi non ne vuole sapere. Adesso vediamo.